Buongiorno a tutti da Stefano Gianuario, dalla redazione di Milano di Travel Quotidiano. Grazie a tutti per essere qui a questo appuntamento, siete tantissimi. Parleremo di Giamaica oggi e lo faremo in compagnia di tre ospiti d'eccezione, ovvero Elisa Eterno, rappresentante per l'Italia di Jamaica Tourist Board, Daniele Vidili, Trade Account Palladium Hotel Group e Matteo Bolognesi, Product Manager di Eden Viaggi. Buongiorno a tutti. Partiremo con... E buongiorno a tutti. Ecco, in chat, scusate, intervengo un attimo dicendo che nella chat che vedete sotto i video dei nostri tre relatori potete scrivere ovviamente il vostro nome, cognome e i contatti. Dopodiché la chat resterà attiva per tutta la durata del seminario, casomai avete domande che comunque cerchiamo di rispondere alla fine del seminario, delle presentazioni stesse. Io non mi dilungo oltre, passo la parola a Elisa. Prego, Elisa. Grazie Stefano, grazie per questa introduzione, buon pomeriggio a tutti i partecipanti che dedicate questa pausa pranzo a noi per conoscere più da vicino Giamaica, per scoprire o approfondire la conoscenza della struttura Palladium che appunto sta in Giamaica e le proposte di Eden per visitare e vivere al meglio questa meravigliosa isola. Io sono rappresentante per l'Italia, appunto di Jamaica Tourist Board e cercherò con questa breve presentazione di portarvi via da almeno qua a Milano quello che è il grigiume di questa giornata di fine ottobre e portarvi sotto il sole giamaicano. Dunque, Giamaica è una destinazione che nel panorama dei Caraibi credo sia davvero particolare perché oltre ad avere una splendida costa, uno splendido mare e delle spiagge incredibili, ha però tutta una ricchezza culturale fatta di musica, di persone, di tradizioni e soprattutto di attività paesaggistica davvero incredibile. Forse non tutti sanno che in Giamaica ci sono delle vere e proprie montagne, che è possibile fare trekking, che ci sono tantissime attività da fare sull'isola, un'isola che il cui nome deriva dai primi abitanti della zona e sta a significare terra di legno e di acqua. Ed è infatti questa probabilmente una delle particolarità della Giamaica, un'isola molto verde, un'isola piena di acqua, di fiumi, di cascate, tutti i luoghi, tutti i posti visitabili e che rendono l'esperienza giamaicana, una vacanza in Giamaica, ancora più ricca e di certo possono portare il viaggiatore non solo a trascorrere delle bellissime ore in spiaggia, sotto il sole, o in acqua, ma appunto portarlo a una conoscenza più autentica, più vera di quella che è, la Giamaica. La mia presentazione, dopo un intro che vediamo in questa slide, è composta da immagini che raccontano le diverse zone dell'isola. Quindi iniziamo con qualche informazione più generica sulla Giamaica. Dove si trova? Si trova nelle Grandi Antille, appena sotto Cuba. Bisogna dire che Giamaica non è un'isola particolarmente grande, più o meno è vasta come l'Abruzzo, stiamo parlando di una superficie di circa 11.000 km quadrati, quindi questo vuole anche dire che è facilmente visitabile, che è possibile ipotizzare dei tour sulla sua superficie che possano portare da una zona all'altra e possano permettere al viaggiatore di scoprire diverse zone dell'isola. La lingua ufficiale è l'inglese. Quindi anche una minima conoscenza di questa lingua, dell'inglese, permette tranquillamente di godere veramente al meglio della destinazione e di riuscire anche a interagire con la popolazione locale. La nostra capitale è Kingston, che solitamente si trova al di fuori dei sentieri turistici più battuti, ma come vedremo tra poco, ha tanti luoghi da vedere e rappresenta anch'essa una meta importante nel momento in cui si sceglie di visitare Giamaica attraverso un tour dell'isola. Il clima. Esistono sostanzialmente due stagioni umide in Giamaica. La prima è nella
nostra primavera, la seconda è per antonomasia, come tutti i Caraibi, tra agosto, fine agosto, settembre. In realtà però ormai non possiamo più fare affidamento su quelle che sono tendenzialmente le stagioni climatiche, perché un mio collega è tornato qualche giorno fa dalla Giamaica, dovrebbe questo essere un periodo in cui forse il tempo è un pochino più inclemente, invece ha trovato una settimana di sole incredibile, pochissime nuvole, solo un piccolo episodio di pioggia in 8 giorni di soggiorno. Quindi in realtà è un po' difficile dire sicuramente che non pioverà o che pioverà. È vero che però tendenzialmente la stagione più umida è il nostro inverno, quindi da adesso in poi tutti i pacchetti, tutti i viaggi venduti su Giamaica per novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo sono ottimi, perché il periodo è effettivamente quello un po' meno umido. Come si arriva? Dall'Italia abbiamo una compagnia che serve con voli settimanali diretti la Giamaica, si tratta di Neos, che per la winter season sia da Milano Malpensa sia dall'aeroporto di Verona in 2 giorni diversi, che sono sabato e la domenica, sabato per un aeroporto, domenica per l'altro, serve con voli diretti la Giamaica. È un volo triangolato, questo significa che partito da Milano Malpensa o da Verona arriva a Montego Bay, si ferma in un'altra isola dei Caraibi e torna indietro. Questo significa che o in andata o in ritorno è necessario un breve stopover, ma è effettivamente in questo momento l'unico volo diretto che dall'Italia esiste per la Giamaica. Altrimenti è possibile affidarsi alle compagnie di linea eventualmente, che sia europee sia americane, servono la Giamaica con uno stopover o appunto nei principali hub dell'Europa, oppure passando dagli Stati Uniti. Eccola qua, la Giamaica. La costa nord è sicuramente la costa più conosciuta, la costa più frequentata dal turismo. A sud vediamo Kingston, la nostra capitale. Solitamente i voli arrivano all'aeroporto di Montego Bay, che vedete in alto, leggermente spostato a sinistra dello schermo. Da lì poi è possibile raggiungere molto facilmente Negril, oppure spingersi a Ocho Rios e ancora più a est verso Porto Antonio. Queste sono le zone principali della Giamaica: Montego Bay, di cui abbiamo parlato, Kingston, la nostra capitale, Negril, Ocho Rios, Porto Antonio, costa del sud, quindi la South Coast. I più fortunati, i viaggiatori più fortunati riescono effettivamente a girarla tutta, ed è davvero un'esperienza magnifica riuscire a vedere le varie componenti dell'isola di Giamaica, quindi partire dalle assolate spiagge di Negril, passare dalla Viva Montego Bay, da Ocho Rios, che è conosciuta per le attività sportive, arrivare a Porto Antonio, poi Kingston, che è veramente, come abbiamo scritto qua, il cuore pulsante della Giamaica, è una cittadina caraibica molto viva, con tantissime cose da vedere, e poi tornare a rilassarsi sulla spiaggia nella South Coast. Ma se qualcuno deve decidere se eventualmente dopo un soggiorno mare focalizzarsi su alcune zone, ora entriamo nel dettaglio per capire quali sono le peculiarità di ogni appunto spot della Giamaica. Iniziamo da Montego Bay, che come dicevamo è appunto probabilmente la porta d'accesso solitamente della Giamaica. Si arriva qua con la maggior parte dei voli diretti ed è un ottimo mix tra ottime spiagge, all inclusive, campi da golf, la possibilità di mangiare, cenare fuori, magari di avere anche dei dopo cena fuori, esistono dei locali facilissimi da raggiungere magari con un taxi a partire dal proprio hotel. E poi ci sono delle case coloniali e dei mall piuttosto che dei negozi, quindi è davvero una zona molto a misura di turista, che può essere frequentata da chi cerca un mix tra vita di mare e attività da fare extra. Oltre a questo, spostandosi verso est, quindi in questo momento, riprendendo la mappa di prima, siamo arrivati a Montego Bay e ora ci stiamo spostando verso est, incontriamo Ocho Rios.
Ocho Rios, intorno alla zona di Ocho Rios, non propriamente in questa cittadina, si trova il luogo di nascita di Bob Marley, quindi Nine Miles, che è una zona accessibilissima, visitabile, e poi ci sono diverse attività che animano la zona, oltre anche in questo caso a diversi resort che si trovano attorno alla zona di Ocho Rios. Qua per esempio le Dance River Falls, quindi le cascate che in Giamaica non sono cascate a getto unico, ma sono piuttosto cascate con diversi gradini che formano appunto queste piccole piscine naturali. La cosa più divertente per esempio delle Dance River è la possibilità di, calzando delle scarpette antiscivolo, scalare le cascate. È un'attività, è un'escursione, un'esperienza che dura all'incirca un'ora, un'oretta e mezza, e appunto poi fare qualcosa di un pochino più attivo, c'è la zipline in questa zona, la possibilità di fare delle lezioni di cucina, quindi delle cooking class. È veramente ampio lo spettro di possibilità. Inoltre da Ocho Rios è molto facile raggiungere Kingston con la nuova strada veloce, più o meno alla distanza di un'ora, un'ora e un quarto, quindi può essere una buona base non solo per dedicarsi alla vita di mare, che eventualmente si può fare in un'altra zona. Poi Daniele per esempio ci racconterà del Palladium, ecco, in questo caso potrebbe essere buona la combinazione soggiorno più escursione. Ocho Rios è un ottimo posto in cui arrivare per ravvivare un po' la settimana di mare e inserire delle attività da fare durante le giornate in Giamaica. Sempre seguendo la striscia dell'est arriviamo a Port Antonio, ci troviamo quindi sempre nella costa nord dell'isola. Port Antonio è completamente diversa dalle altre parti, da Montego Bay piuttosto che da Ocho Rios, zona che abbiamo appena visto. Qua davvero è un impatto con la natura incredibile, è una zona ancora molto molto verde, molto più verde di altre zone dell'isola. Ci sono delle foreste e una giungla ancora incontaminata. Qua si trova il turismo un pochino più raffinato e anche le strutture sono molto diverse, non ci sono lì inclusive ma solo boutique hotel. È perfetto per chi cerca veramente tanto tanto relax. Qua, tra l'altro, piccola chicca, nasce quello che è il nostro piatto nazionale, il jerk pork o jerk chicken, quindi pezzi di maiale o pezzi di pollo che vengono cotti sulla brace ma coperti. Hanno un sapore, la carne, il jerk pork, il jerk chicken, ha un sapore veramente molto particolare, molto ricco, speziato, ed è il nostro piatto nazionale, quindi invitiamo tutti quelli che visitano la Giamaica ad assaggiare questo nostro piatto tipico. In questa zona si trovano delle ottime spiagge, la costa è un po' diversa, non è una costa come quella che vedremo poi a Negril, quindi una lunga spiaggia bianca caratteristica della magari ecco caratteristica da una cartolina caraibica, ma in questo senso la costa in questa zona dell'isola è molto più frastagliata, quindi ci sono piccole baie, insenature. Qua per esempio si trova la Blue Lagoon, quindi la Laguna Blu, che è stato il set del famoso film in cui Brooke Shields è stata protagonista, che l'ha lanciata proprio in questa zona dell'isola, quindi una combinazione di relax, mare, queste piccole spiagge e uno stile di vita davvero molto lento, molto conciliante con quelli che sono le tempistiche della giornata. Continuiamo e arriviamo a Kingston. Una volta che si arriva a Kingston non si può assolutamente perdere quello che è il museo dedicato alla nostra icona nazionale più conosciuta, Bob Marley, che da Nine Miles, la zona che vi ho menzionato prima, arrivò a Kingston, inizialmente visse nella zona di Trenchtown, una volta diventato conosciuto, un musicista affermato, si trasferì in quella che adesso è la sua casa museo, su Off Road, quindi la zona principale, il centro di Kingston, si trova questa casa che la moglie Rita Marley ha deciso di far diventare un museo in memoria di quest'uomo che è stato sicuramente prima di tutto un musicista, ma che per Giamaica è diventato un eroe nazionale, che è entrato proprio nell'animo, nel cuore dei giamaicani. Un ottimo punto, un'ottima zona da visitare, il museo non solo per gli appassionati, quindi per proprio i Bob Marley lovers, ma per tutti quelli che vogliono conoscere più da vicino la Giamaica e per tutti quelli che amano la musica in generale.
Da Kingston risale la montagna, proprio alle spalle della città si trovano le Blue Mountains. Le Blue Mountains sono un posto davvero magico, non sembra di essere in Giamaica, perché le vette sono davvero molto alte, spesso anche la temperatura molto più bassa rispetto a quella che si trova sulla costa, ma sono un ottimo punto per chi è appassionato di trekking, quindi per chi vuole fare delle passeggiate in mezzo alla giungla, per chi vuole magari vedere l'alba dalle vette delle Blue Mountains, oppure per chi è un appassionato di caffè. Non tutti sanno che in Giamaica, proprio nella regione delle Blue Mountains, si coltiva uno dei migliori caffè al mondo, Blue Mountains Coffee. Una volta che si arriva a Kingston, quindi c'è la possibilità di vedere sia cose in città, come anche Devon House, che è una casa storica, è stata costruita dal primo milionario giamaicano di colore e ora è diventata un museo aperto al pubblico. Si può appunto vedere Bob Marley e poi da lì si può risalire verso le montagne. Se si decide di trascorrere anche una serata a Kingston, le opportunità di divertimento, pub, ristoranti, locali sono infinite. Si arriva alla South Coast. La South Coast forse è la cosa che più si avvicina appunto a Porto Antonio. Ci sono queste due zone dell'isola a due punti proprio distanti l'uno dall'altro, opposti direi, che hanno però un'anima entrambi molto lenta. Nella South Coast, che appunto qua diciamo è fuori dai circuiti turistici più conosciuti, è il luogo ideale per chi cerca davvero molto relax, per chi ad esempio vuole andare alla scoperta del nostro rum giamaicano, Appleton. In questa zona, nella South Coast, c'è infatti la prima distilleria Appleton, che poi è diventato un brand, un nome associato all'intera Giamaica. Tra l'altro vi invito a scoprirlo e a gustarlo. È vendibile, si trova anche in Italia perché è distribuito dal gruppo Campari, quindi lo potete trovare nella maggior parte dei supermercati. Se lo incontrate, acquistatelo e assaggiate un po' di Giamaica, portate un po' di Giamaica a casa. E poi anche in questa zona, e anche nella South Coast, troviamo dei fiumi, troviamo delle cascate, quindi diciamo che in tutte le zone della Giamaica è possibile arricchire il proprio soggiorno con attività, escursioni, esperienze che possono andare oltre quello che è la semplice, tra virgolette, vacanza di mare e di spiaggia. Chiudo il giro dell'isola arrivando a Negril. Negril è probabilmente la zona più conosciuta per il mercato italiano. La maggior parte delle strutture si trova in questa zona e il perché è facilmente spiegabile. A Negril c'è la famosissima Seven Mile Beach, quindi questa spiaggia bianca, larga, quindi sfruttabile, lunga 7 miglia. Proprio un luogo da cartolina, un luogo perfetto da sognatori. Spiaggia bianca, borotalco, palme, mare, cristallino, quindi non si può chiedere di meglio per una vacanza in Giamaica. Sempre rispetto, dovranno cambiare slide? Ok, sempre rispetto a quelle che sono le attività, qua le abbiamo riassunte citando degli esempi e mettendo delle nuove foto. Quindi troviamo le escursioni a cavallo, la possibilità di fare escursioni ATV, quindi con i quad, le cascate, la zipline, eccetera, eccetera. Fra l'altro, io vorrei poi raccogliere i vostri contatti e mandarvi questa presentazione insieme a delle foto e dei video che possono esservi utili sia per voi, per respirare insomma un po' di Giamaica quando utile, e magari anche farla vedere e raccontarla ai vostri clienti nel momento in cui proponete appunto un soggiorno in Giamaica. Qua ho riassunto, ho inserito alcune foto che appunto raccontano la destinazione, in particolare le attività che si possono fare in Giamaica. Qua ci troviamo a Ocho Rios e qua appunto vedete rafting, zipline, rafting che qualcuno di voi potrebbe identificare nella foto in alto a destra, quindi col gommoncino. In realtà in Giamaica sta anche ad indicare l'esperienza che vedete nella foto in alto a sinistra con la coppia che è seduta su questa zattera di bambù. Il rafting in Giamaica è anche questo, c'è la possibilità di seguire il corso del fiume, scendere il corso del fiume
su queste zattere di bambù a due posti, guidate da un capitano. È davvero un'esperienza molto rilassante, è un'esperienza molto bella da fare, ti mette proprio in pace con te stesso. Quindi tra le attività consigliate questa è sicuramente una da non perdere. C'è poi la possibilità di fare di giocare a golf per chi è appassionato e poi provare tutti quelle che sono le esperienze gastronomiche dell'isola. Mi spiace che vedo che alcune slide hanno probabilmente un po' perso la formattazione. In ogni caso, quello che c'è scritto, che adesso credo si faccia un po' fatica a leggere, è esattamente quello che vi sto raccontando. L'importante è magari vedere le immagini, avere una percezione visiva di quello che vi sto dicendo. Poi appunto vi invierò questa presentazione e sono certa che riuscirete a leggere insomma un po' meglio. Adesso c'è stato magari qualche problema di format, ma direi che è un problema non problema. Meglio che ascoltiate me e guardiate solo le immagini in questo momento. Quindi parlavamo un tripudio di sapori, perché la gastronomia giamaicana è veramente molto ricca. Troviamo rum, come abbiamo detto, il jerk pork o il jerk chicken, il caffè, la Red Stripe, che è questa nostra birra locale buonissima, e poi diversi eventi che animano il calendario giamaicano. Non c'è solo ed esclusivamente il Reggae Sunfest, quindi questo festival dedicato alla musica reggae che si svolge a luglio, ma tante altre attività, tra cui segnaliamo ad esempio a marzo la maratona di Kingston, tra le tante attività e tanti eventi che trovate nel calendario annuale. E termino qua, ecco, non pensavo ci fosse ancora un'altra slide, ma in effetti abbiamo riassunto alla fine quelli che sono i nostri contatti, quindi troverete sia il mio indirizzo mail sia quello dei miei colleghi di Matteo e di Daniele. Lascio la parola a Daniele, che ci racconterà appunto di Palladium, della struttura che si trova in Giamaica. Vi ringrazio, se avete dei dubbi, delle domande, delle perplessità, o più tardi, magari scrivendole nella chat, oppure se volete delle informazioni più dettagliate sull'isola, sicuramente avremo modo di scambiarci contatti alla fine. Grazie, Daniele, a te. Elisa, mi introduco un attimo, oltre a ringraziarti per la presentazione, volevo dare una spiegazione a tutti i partecipanti che sono arrivati un attimo dopo. Le mail che vi abbiamo chiesto sono per l'appunto per facilitare il dialogo tra i nostri relatori e voi partecipanti e per poi ricevere il materiale che in questo momento non ho modo di mettere in condivisione. Quindi ora passo subito la parola a Daniele. Ci sei, Daniele? Sì, ci sono. Grazie Stefano, mi sentite un po' più chiaro? Grazie intanto anche a Elisa per la splendida presentazione che ci ha fatto un po' così rivivere in un viaggio virtuale la Giamaica. Io non vi ruberò moltissimo tempo, solo per introdurvi Palladium Hotel Group, una catena alberghiera spagnola presente in sei paesi nel mondo con tantissimi brand e soprattutto in questo caso appunto in Giamaica. In Giamaica siamo appunto nella zona di Montego Bay, quindi nella zona nord-occidentale del paese. Siamo presenti, come vedete, con due strutture che in realtà, come vi farò vedere ora, sono un unico complesso, ovvero il Giamaica Resort and Spa e il Grand Palladium Lady Hamilton Resort and Spa. Un unico complesso, appunto, qui vedete una mappa, una piantina del resort che vi fa comprendere come appunto il resort sia diviso in queste due aree. A nord, appunto in alto nel vostro teleschermo, trovate la zona appunto della Giamaica, con la quale abbiamo un accordo in esclusiva con Eden, del quale poi Matteo vi parlerà nel dettaglio, mentre la parte a sud vedete la zona delle camere del Grand Palladium Lady Hamilton. Un resort che nel complesso ospita oltre 1000 camere, quindi un resort grande come dimensioni, ma molto concentrato, quindi vedete nella zona centrale troviamo tutte le aree comuni del resort, quindi le due reception, i ristoranti, le piscine, i bar e quant'altro, per farvi comprendere come questo sia sì un resort grande ma molto concentrato, quindi alla veramente a portata, dove i clienti hanno a portata di mano tutti i servizi a loro dedicati. Qui vediamo qualche immagine panoramica del resort, questo qui verso la zona della Lady Hamilton. Poi le camere. Come vi dicevo prima,
due aree sono, diciamo così, speculari, quindi l'unica differenza fra le due zone, quindi Gran Palladium Jamaica e Gran Palladium Lady Hamilton, è l'arredamento delle camere. Quindi queste sono le nostre Junior Suite, ne abbiamo 390 in tutto, sono di circa 53 metri quadri, sono dotate di vasche idromassaggio e balconi o terrazze, possono avere la vista giardino, la vista piscina o la vista oceano. Abbiamo poi anche delle Romance Villa Suite, che sono in tutto 48 e sono situate nella porzione più a sud del resort, anche 4 Ambassador Suite. Dal punto di vista gastronomico, sicuramente Grand Palladium Jamaica e Lady Hamilton è una struttura veramente che offre uno spettro molto ampio di soluzioni gastronomiche. Abbiamo infatti 7 ristoranti, qui li vedete elencati, vi parlerò poi nel dettaglio di ciascuno di essi, quindi 7 ristoranti e più 4 ristoranti tematici con altre soluzioni ancora più particolari. Offerta gastronomica al Jamaica, cucina giamaicana, quindi scorro molto rapidamente, al nostro suntuori giapponese con tavolo teppanyaki, Portofino, ovviamente immancabile, a cucina italiana, il nostro Poseidon, il nostro ristorante fronte mare, rinomato, molto famoso per i piatti a base di pesce e le specialità di riso, locali, con cucina indiana, la Lenita con cucina messicana, il nostro El Dorado, una preferitissima steakhouse. Ristoranti con show cooking sono questi, appunto, The Blue Lagoon, il Negril, i Mobay e il Jerk Heart. Quindi vedete uno spettro molto ampio che i vostri clienti hanno a disposizione, che può soddisfare veramente qualsiasi gusto. Il servizio, ovviamente, oltre a tutta l'animazione di cui poi Matteo vi parlerà più nel dettaglio, abbiamo diverse piscine, tra cui un infinity pool, l'infinity pool più grande della Giamaica, con una straordinaria vista sul tramonto, oltre a una piscina dedicata per bambini e una piscina invece per gli adulti. Qui vedete un'altra vista aerea, per concludere poi con la nostra spa, la spa di Zentropia, Palladium Spa and Wellness, una vera e propria oasi per il relax e il benessere, dove i vostri clienti possono trovare sia trattamenti, massaggi, che sale appunto per il bagno di vapore, vasche idromassaggio e quant'altro. Quindi una vera e propria oasi di benessere per rilassarsi. Rapidissimo, proprio perché voglio dare spazio a Matteo, che ci racconta nel dettaglio quello che è appunto il prodotto Eden. Quindi, senza altri indugi, passo la parola direttamente a Matteo. Ecco Matteo, l'audio è attivo, ora ci spostiamo, eccoti, ci spostiamo sulla tua presentazione. Sì. Eccoci qui. Sta arrivando. Eccoci, buon proseguimento a tutti con Matteo Bolognesi. Oh, credo mi sia andata alla fine. Oh, sono secondo, questo è il bello, il classico bello della diretta. Eccoci qua, siamo alla slide iniziale. Allora, è un piacere, siamo al terzo anno di collaborazione con il Gran Palladium Jamaica. Ecco qua, con il Gran Palladium Jamaica. Destinazione a Giamaica che raggiungiamo con, come ha detto Elisa, con Neos. Abbiamo due voli alla settimana, uno sabato e una domenica, ma soprattutto voliamo con il Dreamliner di Neos, che vi riassumo qui alcuni punti principali. Sicuramente è un viaggio più confortevole per il maggiore spazio, la poltrona con visuale limitata, l'intrattenimento maggiore, la sostenibilità ambientale anche, che ovviamente ci fa sentire meglio nei confronti di tutto quello che è il trend dell'ecosostenibilità di questi ultimi tempi. Ma sicuramente il benefit più importante è che i nostri clienti viaggiano con un
un'aeromobile che ha una pressurizzazione della cabina ottimale. Questo significa che i clienti arrivano a destinazione più riposati, soffrono meno jet lag, soffrono meno tutti quelli che possono essere mal di testa, nausea, stanchezza di viaggio, quindi sicuramente un viaggio che ti permette di arrivare in destinazione molto più sereno e molto più rilassato, che è quindi un ottimo inizio per la vacanza. Andiamo a parlare del Grand Palladium Jamaica, con cui noi siamo presenti quest'anno con un Ciao Club. Abbiamo riaperto adesso con il volo del 28 ottobre e è una collaborazione che da 3 anni premia Eden Viaggi, premia Grand Palladium, perché siamo partiti inizialmente con un Eden Village Premium, questo perché davamo effettivamente molto risalto a quelli che sono tutti i servizi di altissimo livello che i clienti incontrano al Grand Palladium Jamaica, assieme naturalmente a tutto il software che è quello del nostro staff, dello chef, degli animatori, dell'assistenza. Servizi veramente di altissima qualità e riconosciuti anche dai clienti, lo potete leggere nei vari forum, su internet, trovate anche su TripAdvisor, proprio dei clienti che incontrano un livello di servizi superiore decisamente alla propria aspettativa anche con cui sono partiti. E adesso Daniele vi ha parlato dei 7 ristoranti, ma abbiamo anche 3 spiagge private ed esclusive, di cui una proprio fronte all'hotel, una un po' più laterale e una anche dedicata ai solo adulti. Abbiamo oltretutto un'altra particolarità importante, che naturalmente si va in Giamaica per conoscere e anche incontrare quella che è tutta la cultura locale giamaicana, che è molto famosa anche qui in Europa, qui da noi in Italia, soprattutto grazie a Bob Marley. Ecco che non c'è bisogno sempre solo di uscire dal resort, dal Ciao Club, per incontrare questo folklore locale, anche perché dentro proprio il Grand Palladium, grazie agli enormi spazi e tutte le facilitazioni di questo resort, dentro ci sono di continuo eventi, concerti. Mi è capitato proprio l'ultima volta anche di essere al Grand Palladium, e mentre ero a pranzo in uno dei 3 ristoranti e buffet principali, proprio lì c'era un gruppo che suonava e cantava proprio nel mezzo del pranzo, quindi sicuramente una sensazione bella e una bella esperienza a quel punto. Dove ci troviamo? Ci troviamo a Lucia, che si trova esattamente a circa mezz'ora dall'aeroporto di Montego Bay e altrettanti 25 minuti da Negril, proseguendo. Come dare un riferimento? Queste sono alcune immagini dall'alto del Ciao Club. Vi faccio vedere, prima di passare a descrivervi alcuni altri punti peculiari, un altro che ritengo uno dei punti di estrema qualità di questo Ciao Club: il fatto che all'interno del Grand Palladium i servizi, quando vi dico, sono di altissimo livello, si parte fin dalla camera. Considerate che la Union Suite, che è la camera base, 50 metri quadrati, tra i servizi già compresi al mini bar con refill quotidiano di acqua e soft drink, alla wifi free che prende in tutte le aree comuni, come ormai è un classico del resort, ma prende anche molto bene in camera. Alla sera uno esce per andare a cena e a partecipare agli eventi, eccetera, torna e trova la camera pronta per dormire grazie al resetto serale. C'era un service: non voglio uscire di camera tutto il giorno, voglio prendermela comoda, non c'è nessun problema, ho il mio menù in camera, dalle 11:30 chiamo, mi portano da mangiare in camera. Naturalmente la cassetta di sicurezza inclusa, ma anche mi è piaciuto evidenziare con questa foto di bagno il fatto che, oltre alla doccia, che è un classico, c'è anche la vasca idromassaggio compresa dentro nella camera, sia in Union Suite che naturalmente nella suite di categoria superiore. Questa foto invece è per farvi vedere come è il cuore pulsante di questo resort. Se andate a vedere poi il webinar sul nostro portale agenti ed in viaggi, dove avevo un po' più di tempo per descrivervi, vi faccio vedere proprio come ho fatto un giro con la GoPro all'interno del resort e tutti i servizi siano a misura d'uomo, perché è stato veramente costruito e organizzato con intelligenza e anche furbizia. Considerate che, dove vedete lì al secondo piano, abbiamo già la gran parte dei ristoranti alla carta. Sotto abbiamo i ristoranti principali, quello che vedete sopra in alto, l'Infinity Bar, dove praticamente davanti ho il panorama del mare che incontra il cielo. Ho questa piccolissima piscina di 4.500 metri quadri. Guardando, ecco, di fronte alla foto, a sinistra mi trovo il parco acquatico, che sarebbe esattamente questo, quindi ci dà
con tanto l'idea di una Giamaica che è finalmente anche molto più aperta per le famiglie, quindi una grossa opportunità. C'è veramente oltre a questo parco acquatico anche un mini club molto ben organizzato, dove tra i servizi del resort c'è anche la possibilità di lasciare i bambini da 1 a 3 anni, ai genitori viene lasciato un walkie talkie in cui ogni momento della giornata, quando vogliono, possono sentire come sta il bambino. Tenete presente solo un'altra nota, che nei ristoranti alla carta, i 7 ristoranti alla carta, io posso andarci senza prenotazione. Questo vuol dire che alla mattina magari mi immagino stasera voglio provare l'italiano, bene, poi durante il giorno decido, ma no dai, stasera si va di pesce, poi magari faccio un'attività con i nostri animatori che mi racconta di un buonissimo piatto giamaicano, anche perché alle 7 di sera ho cambiato 3 volte idea, ma non c'è stato nessun problema. Io mi presento al ristorante, se il ristorante è pieno, perché naturalmente con un resort così grande può succedere, non c'è nessun problema, ti danno un dischetto che nel momento in cui il tavolo si sarà liberato si illuminerà, ma io non è che aspetto così ciondolando. Di fianco a ogni ristorante alla carta c'è un bar, e da romagnolo quale sono, quando all'interno del bar ho notato una bottiglia di Campari, ho potuto ordinare uno spritz, capite che mi sono anche emozionato. Adesso parte gli scherzi, quindi ritorniamo a noi, tutto ben organizzato. Di fronte, come vedete in basso, c'è una delle 3 spiagge. Questa spiaggia ormai parla italiano, perché negli ultimi 3 anni è stato uno dei fulcri, una delle spiagge più scelte dai nostri italiani. Considerate che gli ospiti internazionali si fermano tutti alla piscina, ai bar della piscina, quindi la spiaggia giù di dominio italiano. Ci sono ben 8 bagnini giamaicani che ormai parlano più la nostra lingua che la loro, praticamente. Andando invece, guardando sempre l'immagine di fronte a destra, c'è tutta l'area sportiva, c'è il mini club di cui vi parlavo prima. Se guardate un po' più in alto, invece c'è il teatro, che è gigante, e ancora dietro la spa e la palestra. Qui solo un remind, ma tanto ve ne ha già parlato molto bene Daniele, tutti i ristoranti che si possono scegliere. Qui il parco acquatico, che è proprio centrale quando si scende giù dalla scalinata reception di cui vi ho parlato prima. Considerate un'altra nota importante, che come Ciao Club i nostri clienti hanno un'ubicazione preferenziale in alcuni dei blocchi camera più vicini attualmente alla zona centrale e anche nel lato vista mare. Diciamo che purtroppo non è prenotabile una camera vista mare, però ove quando possibile abbiamo sempre siamo sempre preferiti nell'assegnazione per queste camere, per le nostre prenotazioni. Queste sono le 3 spiagge, questa è quella famosa ormai di dominio italiano, questa è la Coral Beach, che è un'area only adult, quindi più 18, dove qui i clienti hanno non solo il servizio a spiaggia, ma hanno anche una piscina e un bar dedicato a loro. Diciamo che anche i genitori con i bambini, che magari li hanno lasciati al mini club, vogliono un momento di assoluta tranquillità e rilassatezza, possono venire qui, che è una splendida baia immersa in mezzo alla natura, e avere tutti i loro servizi. Infine l'ultima spiaggia, che è Sunset Cove, più immersa in mezzo alla vegetazione, quindi un senso un po' più di isolamento dal mondo, ma dove naturalmente ho tutti gli sport acquatici non motorizzati, che sono compresi. Una vera baia, è bellissima, un effetto del mare incredibile, poi soprattutto è molto apprezzata proprio per questa gran predominanza della natura e della vegetazione. Qui si trova anche uno dei ristoranti, sempre vista mare, che è il ristorante di pesce. Bene, con questo vi ringrazio, spero di essere stato abbastanza chiaro, poi naturalmente a disposizione se avete delle domande per rispondervi molto molto volentieri. Naturalmente venite sempre a trovarci appeso ai nostri corsi a Genova. Grazie, ciao. Complimenti a Matteo per la presentazione davvero brillante. Prima di entrare nella fase di domande e risposte, che ho già visto in chat essercene parecchie, ci vediamo un breve video.
Eccoci di nuovo collegati per l'ultima parte del seminario, quella delle domande e risposte. I nostri relatori, che sono stati bravissimi, sono tutti a vostra disposizione, li vedete qui in alto. Quindi io vi invito a usare la chat per chiedere tutto quello che volete chiedere. I nostri partecipanti sono anche un attimo risposti a vicenda, con Alex Minestra, che ha dato delle risposte a Tiziana, però se ci fossimo persi qualcosa non dovete fare altro che digitare e sarete tutti, diciamo, esauditi. Intanto siete tutti con i microfoni aperti, ragazzi, se volete aggiungere qualcosa a quello che avete già detto, prego. Ma so io solo un dettaglio di chiarimento per i video che abbiamo visto. Naturalmente avete letto nel brand, indicava Eden Village Premium, chiaramente adesso abbiamo fatto il cambio brand, riediteremo, però non è che ci volevamo soffermare su questi dettagli. L'importante era farvi vedere questo video realizzato, che praticamente in pochi minuti racchiudeva tutta l'esperienza del resort, anche come Ciao Club, con il nostro staff, ma anche quello che può offrire a Giamanca. Avete visto così uno stacco delle varie escursioni, per cui alcune come quelle Dance River, che risali sulla cascata, che sono meravigliose e molto emozionanti. Era così, un appunto. Grazie Matteo. Elisa, vuoi aggiungere qualcosa? Ma io no, in realtà non ho aggiunte da fare o qualcosa che mi viene in mente in questo momento. Stavo provando a capire un po' se ci sono delle specifiche domande, ma... Mi chiedevano di spiagge particolari, ma Alex Minestra ti ha rubato il lavoro, quindi ha risposto... Alex è molto ben preparato, perché è stato con noi poco tempo fa in un pantrip, quindi è diventato un discepolo sostanzialmente, un fedele discepolo Giamaica. Che è un po' quello a cui dovrebbero servire i fan trip e un po' tutti gli educational, cioè a riuscire, esatto, a far appassionare realmente la destinazione e poi fare da ambasciatori e fare anche un po' di proseliti presso i colleghi. Vedo che Lorena ti chiede ipotesi di noleggiare auto, è sicuro? Allora, è sicuro in termini di guida, immagino che sia la domanda. Non tutte le strade giamaicane sono uguali. Da Negril, Montego Bay, Ocho Rios e poi Ocho Rios, attraversare l'isola da nord a sud e arrivare a Kingston, sono strade molto ben tenute, dritte sostanzialmente, quindi è facile guidare. Addirittura nella zona di Montego Bay sono anche a doppia corsia in alcune parti. La guida è al contrario rispetto a quella italiana, quindi bisogna avere un pochino di dimestichezza, perlomeno di facilità di adattamento mentale immediato, e forse un minimo conoscere l'inglese nel momento in cui si decide di girare guidando una macchina. Questo è tutto quello che mi sento dire. Per il resto, il fatto che Giamaica sia o meno sicura, questa è una domanda che mi viene fatta spesso, e purtroppo è dettata solo da un problema di immagine, ma non di realtà, perché la Giamaica è una isola caraibica straordinaria, bellissima. I giamaicani sono molto simpatici, molto disponibili. L'unico rischio che si corre dal mio punto di vista in termini di sicurezza è quello di rischiare di farsi rubare il cuore da quest'isola. Per il resto valgono tutte quelle che sono le raccomandazioni per qualsiasi viaggiatore in ogni parte del mondo. Ma dalla Liguria alla Sicilia, alla Thailandia, all'Australia, quindi non fatevi spaventare dalla Giamaica, perché l'immagine non è la realtà. Grazie Elisa. Guarda, ti chiedono, ti faccio io un riepilogo della chat, che casomai te la fossi persa. Pietro chiede quali sono i criteri affinché gli agenti vengano invitati ai fan trip. Secondo me ti dà anche l'assist per parlare un po',
diciamo, di quelle che è la vostra selezione per invitare gli Guarda, agenti e farne poi per i una scelta della dettagli, domanda. mi focalizzerei magari ecco, su domande più pertinenti alla destinazione. In generale colgo l'occasione, colgo la domanda di Pietro, per dire che abbiamo una piattaforma di e-learning come destinazione, invitiamo tutti gli agenti a iscriversi, magari posso anche metterla nella mail di ringraziamento quando insomma invierò il materiale ai partecipanti, il link appunto della piattaforma di e-learning in modo che tutti possano iscriversi sulla base delle iscrizioni e della realizzazione dell'intero corso, procediamo nella selezione per i partecipanti al FunTrip. Ne abbiamo fatto uno recentemente, ma ne faremo altri perché ho avuto la dimostrazione che se if you go you know, se vai lo sai, se vedi davvero sai che cosa significa la Giamaica, che cos'è la Giamaica e cosa significa viverla. Quindi tutti gli agenti che fossero interessati a insomma, cercare di prendere parte o conoscere meglio questa destinazione, vi invierò il link per la piattaforma di e-learning. Chiamo in causa Daniele, che è l'unico al quale non ho dato la parola dopo la fine della presentazione, casomai volesse aggiungere qualcosa. Daniele. Sì, no, come poi vi accennavo all'inizio, questo è sicuramente un resort molto adatto a una vacanza all'insegna del relax, sia perché abbiamo visto, come diceva Matteo, della presenza delle spiagge che sono diverse, tutte molto molto belle, ma anche perché è in una posizione abbastanza favorevole sia per gli spostamenti, quindi per fare delle escursioni, scoprire altre zone della costa nord della Giamaica, e quindi appunto anche per una vacanza un pochino più attiva, per così dire. Quindi questo è un elemento da tenere in considerazione quando si valuta appunto la nostra struttura. Bene, se non ci sono altre domande possiamo chiudere qui la sessione. Rispondo io a Marina, il link della piattaforma di e-learning, Elisa, come ha detto prima, lo invierà con la mail di ringraziamenti per la partecipazione. Volentieri, certo. Anche le presentazioni che avete visto, io poi passerò i vostri contatti ai nostri relatori, quindi avrete modo di rendere più fluido il dialogo e chiedere tutto il materiale che vi dovesse occorrere. Ragazzi, siamo ai saluti finali. Bene, allora grazie a tutti ancora, grazie per essere stati con noi, grazie a te Stefano che hai coordinato il tutto e a Matteo e Daniele. E visitate la Giamaica, vendete la Giamaica, vendetela con Eden, andate al Palladium, io sono stata recentemente, è davvero una bella struttura, un ottimo punto mare, rilassante, divertente, si mangia bene, quindi Daniele poi mi offri da bere per questo spot, d'accordo? Esatto. Siamo già d'accordo. No, mi unisco ai ringraziamenti e ovviamente a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva e ovviamente mi unisco ancora ai ringraziamenti a Stefano che ha coordinato in maniera impeccabile tre piccoli diavoli come noi e grazie a tutti quindi. Bene, Grazie a voi, Matteo. saluto, no, volevo solo salutare anch'io, ringraziare anch'io Elisa, Daniele e anche Stefano che da dietro ha mosso le fila in modo perfetto. Credo che abbiamo parlato tanto e bene e siamo sempre a disposizione per qualsiasi dubbio, confronto, anzi i confronti fanno bene perché questa isola magnifica ha bisogno di essere sempre più conosciuta e sempre più vissuta. Bene, saluto a tutti. Complimenti e buon proseguimento e buon lavoro a tutti. Ciao ciao!